Sono Caterina Marchiò, sono un ricercatore universitario del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Torino e sono un anatomopatologo. Lavoro con tessuti umani e prevalentemente lesioni tumorali. Significa che abbiamo bisogno di un frammentino di tessuto prelevato dal paziente, da una lesione di questo paziente, che noi andiamo a processare fino ad ottenere un cosiddetto vetrino istologico, che significa che possiamo deporre una sezione molto sottile di tessuto su un vetrino, colorarla e in un mondo appunto fatto di colori, prevalentemente rosa, viola, blu, ma anche varie tonalità di marroni e di grigi, possiamo andare a identificare delle specifiche proteine o delle alterazioni geniche presenti in quella determinata lesione. L'ambito di ricerca in cui lavoro si può definire ricerca traslazionale o traslazionale, diciamo, barra clinica. Questo significa che il nostro compito, avendo in mano i tessuti dei pazienti, è quello di traslare i risultati della ricerca di base al letto del paziente. In uno di questi studi che abbiamo fatto, ad esempio, ha poi portato al cambiamento di linee guida internazionali che noi utilizziamo per valutare un marcatore specifico nel carcinoma della mammella, che è R2. Per cui abbiamo studiato un fenomeno che era sconosciuto, che si chiama amplificazione del centromero del cromosoma 17, che ha portato a una rivalutazione di come noi esaminiamo ad esempio questo marcatore. E pertanto dal 2013, da quando sono cambiate queste linee guida, alcune pazienti ora ricevono una terapia che prima gli era negata.